Ragazze e ragazzi, buonasera. Dopo giorni di inattività, dopo giorni di inattività, Vespertini ritorna sul proprio canale. Scommetto che già vi stavate chiedendo: ma dov'è quel ragazzo simpatico, quello con la maschera? Eh sì, dopo gli Oscar, dopo il video di Whiplash, Vespertini si è un po' occultato, occultato. Beh ragazzi, sarebbe bello vivere in un mondo dove possiamo fare soltanto quello che ci va di fare. Ma come dice Selina Kyle in Batman 3, una volta che fai quello che devi, non ti lasciano più fare quello che vuoi. Eh sì, è la vita. Quindi Vespertini oggi ha fatto la spesa. Questo non vuol dire che non faccio video da una settimana perché ho fatto la spesa, no. Vespertini ritorna dopo il video di Whiplash con un altro video di film. Un film uscito nel 2011, che avrei voluto vedere quando uscì, ma non l'ho fatto. Nel 2011 Vespertini ancora non ci stava con la testa. Figuratevi se avevo tempo e voglia di andare a vedere un film. Il film si chiama The Grey, letteralmente Il Grigio. Che non è un film di alieni, ma è quel film del 2011 con Liam Neeson. Il film che parla dei lupi, non so se ce lo ricordiamo. L'ho scaricato e l'ho visto perché era giusto che lo vedessi. Bene, ragazzi, chiaramente questo video, come anche altri video di Vespertini, dove recensivo cose vecchie, presupponendo che non solo. Non credo che tutti voi, tutti noi, abbiamo già visto e giocato tutte le cose del passato. Ci sono una miriade di cose del passato che noi non conosciamo. E quindi fare una recensione su qualcosa di passato è sempre un piacere. Poi mettiamoci anche che YouTube è un archivio visivo dove possiamo infilare, schiaffare, lanciare tutte le cose che ci riguardano. Vespertini lo fa. The Grey. Film del 2011, diretto e scritto da un certo Joe Carnahan, regista di A-Team, film del 2010, sempre con Liam Neeson, il nuovo A-Team. Il film è basato sulla storia breve Ghost Walker, cioè camminatore fantasma. Il libro è di un certo Ian Jeffers, non ho idea di chi sia. Ha fatto questa storia breve. Il film, il cui protagonista ovviamente è Liam Neeson, tratta di questo, di una spedizione petrolifera in Alaska, quindi immaginatevi clima rigido, ambiente ostile, e il compito di Liam Neeson è come potremmo definirlo? Il compito di Liam Neeson è il protettore degli operai, ma protettore da chi? Dai lupi. Quindi già il film ti fa capire che Liam Neeson di lavoro uccide, studia, analizza il comportamento dei lupi, cioè deve sapere come disfarsene. È una brutta cosa da dire, ragazzi, ma certo, non è bello andare in Alaska, bucare a terra e sparare pure i lupi. Però dico, se la storia è questa, il personaggio di Liam Neeson viene pagato per uccidere i lupi, cioè per proteggere gli operai, appunto. Se non che parte il volo, perché ce ne stiamo andando tutti a casa, dai, tutti a casa. Parte il volo e come potete facilmente intuire dalla locandina, il volo precipita e i sopravvissuti dovranno continuare a sopravvivere, ovviamente, ovviamente braccati dai lupi, ovviamente. Il film Vespertini negli anni più recenti, 2013-2014, ha trovato il gusto e la passione per l'esplorazione. L'ho sempre avuta, attenzione, ma stavolta Vespertini ha cominciato a desiderare ardentemente di viaggiare. L'avete visto, no? Sulla mia pagina Facebook o sul mio canale YouTube. Avrete visto i miei video di viaggi, le mie foto, Milano, Bologna, Barcellona, Venezia, tutto quanto. E negli ultimi anni Vespertini è stato rapito, spinto da una voglia
irrefrenabile di partire, di viaggiare. Chiaramente avere dei mezzi di locomozione, motocicletta, automobile, bicicletta, sono utili. Infatti, se prima ero relegato all'esplorazione della mia città, anche se non uscivo mai dalla città, quindi era anche una gabbia mentale. Vedete che controsenso che sto dicendo, che sto utilizzando. Avevo voglia di viaggiare, ma non uscivo mai dalla mia città. Adesso esco e come dalla mia città e la voglia di viaggiare rimane che è una bomba. Quindi, ragazzi, come vi dicevo, da quando Vespertini ha fatto suo questa voglia di viaggiare, vedere un film ambientato in Alaska che durante una stagione proibitiva, una stagione avversa, perché l'inverno in Alaska è come l'estate in Arabia Saudita, forse anche peggio. Quindi film di sopravvivenza in Alaska con la neve e i lupi, Vespertini, boom, andiamo a vederlo, cioè scarichiamolo, avrei dovuto vederlo quando è uscito, non l'ho fatto. Il film ci mostra questi uomini, sono tutti uomini, d'altronde non è un lavoro fantastico, non credo che molte donne vadano a trapanare, a trivellare in Alaska. Ci vengono mostrati questi uomini che, vestiti male, senza attrezzatura, equipaggiati a sopravvivenza, capite, no? L'aereo si schianta, allora rubiamo, brutta cosa, rubiamo i vestiti al morto, usiamo le tendine dell'aereo per coprirci, usiamo i fazzoletti per stringere le caviglie e quindi i pantaloni, così che il freddo non entra e il calore non esce. Tutti rudimenti per evitare di morire di freddo negli ultimi 5 minuti, nei primi 5 minuti. Chiaramente si vuole supporre che della gente che lavora e vive in Alaska sia equipaggiata benissimo, scarpe, guanti, pantaloni antineve o antipioggia, giubbotto rigorosamente idrorepellente, eccetera, eccetera, eccetera. Abbigliamento tecnico, ecco, perché quest'estate, quest'inverno e anche l'inverno scorso sono salito su una catena montuosa, anzi sto sbagliando, su una montagna, non una catena montuosa, molto famosa nella mia regione. Salendo su questa montagna, che ha un'altezza, diciamo, arriva ai 3.000 metri, una signorina montagna, 3.000 metri, non è fantastico, ma non è neanche poco. Ma chiaramente, durante un inverno così rigido, una montagna di 3.000 metri è totalmente innevata. E vi posso dire, ragazzi, vi posso dire, parola di Vespertini Scout, che senza l'equipaggiamento adatto, calze termiche, scarpe antipioggia, quindi isolanti, pantaloni da neve, isolanti, giubbotto da neve, isolante, guanti da neve. E vi giuro, ragazzi, che se voi non avete l'equipaggiamento adatto, dai 5 gradi in giù, dai 5 in giù, si rischia seriamente l'assideramento, seriamente. Voi considerate che quando salì su questa montagna, 3.000 metri, febbraio, quindi è stato un mese fa, semplicemente un mese fa, febbraio, avevo i guanti, io sono stato un coglione, sono stato un coglione, avevo i guanti da moto, che in teoria sono antivento, certo, i guanti da moto sono antivento. Ma non sono antifreddo. È un po' una cazzata, perché se tu mi schermi dal vento, in teoria mi schermi anche dal freddo. No, sta di fatto che i guanti da moto in montagna non funzionano, non funzionano. Siamo riusciti a stare fuori dalla macchina circa 20 minuti, non sto scherzando, 20 minuti, poi siamo dovuti rientrare perché le dita, le falangi, le prime falangi non si sentivano più. Vediamo come i personaggi di The Grey, equipaggiati alla bella e meglio, cercano di sopravvivere senza una guida, senza una mappa, semplicemente sperando di raggiungere una città. Ora, Vespertini vorrebbe descrivere il film e poi vorrebbe descrivere la zona spoiler, no? Quello che ha suscitato in me. Io ho visto The Grey con, come si dice, con trascinamento, complicità
C'è una parola che non mi viene, ma spero di essermi spiegato. Ho visto questo film con interesse. Chiaramente io, essendo una persona equilibrata, io cerco sempre di essere equilibrato. Non patteggiavo né per i lupi né per gli umani. Perché nel momento in cui c'è una situazione di sopravvivenza e quindi umano e animale sono nella stessa situazione, io non posso né dire maledetto lupo di merda, ma non posso neanche dire spero che i lupi mangino gli umani. In una situazione di parità, di totale parità, patteggiare per uno o per l'altro è assolutamente ingiusto, ingiusto. Io ho visto questo film senza parteggiare per nessuno, ho gradito le vicende, anche se alcune erano un po', forse un po' azzardatine, sapete, no? È pur sempre un film americano, quindi dovevano esprimere al massimo il disagio, la paura, l'ansia, forse un po' troppo. Parteggiare o no, il film va visto. Rimaniamo in tema, rimaniamo sui binari. Chiaramente, tutto il film è ambientato sulle montagne, la neve, gli alberi innevati, ruscelli freddissimi, cercare cibo, essere braccato dai lupi, rischiare la vita pure per accendere un cazzo di fuoco. Dal punto di vista avventuristico, ecco ragazzi, ho trovato il filo. Dal punto di vista avventuristico, The Grey è un film che dovete vedere e se riuscite a sorvolare su alcune scelte di sceneggiatura, che in realtà, se è basato su una storia breve, sono le scelte del libro. Se riuscite a sorvolare su alcune scelte, magari un po' amareggianti, il film risulta bello. Entriamo subito nella sezione rovinatori. Quindi, da qui in poi, Vespertini vi illustrerà il film. Stiamo attenti. Il film si apre con il protagonista Liam Neeson, John, con un giubbotto che secondo me, credo di aver visto la marca, secondo me è un giubbotto Napapiri, bellissimo, bellissimo. Anche perché Vespertini ha da poco comprato un giubbotto Napapiri per andare in montagna e quindi quando ho visto The Grey ho detto, ehi Liam, abbiamo il giubbottino. È stato fantastico. Bianco, chiaramente, col pelo, col peletto qui, stupendo. Sin da subito, sin dall'inizio del film, si capisce che il personaggio di Liam Neeson è disturbato. Ci sono conflitti dentro, non è un uomo felice. Parliamoci chiaro, non credo che nessuno decida, se può evitare, di salire in Alaska a sparare ai lupi per lavoro. Si capisce che il personaggio di Liam ha problemi, problemi, retroscena problematici. E la cosa interessante di The Grey è che man mano che il film si svolge, il film cerca, riesce, ti infila a volte a forza dei conflitti umani. Spero di essermi spiegato bene. Il film The Grey non è semplicemente scappiamo dal lupo cattivo. Quello è Cappuccetto Rosso, e anche lì c'è una morale comunque. Il film The Grey, con la scusa della sopravvivenza, ti mette di fronte la realtà della natura umana. Come affrontare le paure? E che cosa ci fanno le paure? Come affrontare le frustrazioni? E da dove nascono le frustrazioni? Come accettare il dolore? E come facciamo ad accettare il dolore? Vogliamo davvero vivere? Vogliamo davvero spingere, spingere così tanto? O vogliamo lasciarci andare? Vogliamo, perché no, suicidarci? È giusto che voi sappiate, ragazzi, io non mi vergogno a dirlo, Vespertini non condanna il suicidio, perché io credo che se una persona arriva a togliersi la propria vita, se una persona arriva a togliersi la propria vita, stavo cercando il coltello, vuol dire che è successo qualcosa di terribile. Terribile. Io non mi permetterei mai di giudicare una persona che ha deciso o ha tentato di togliersi la vita. Gli chiederei perché, ma non gli direi mai hai fatto male. Mi ricordo ancora
un discorso che ebbi con un mio ex compagno di classe, nonché ex amico di Facebook, perché l'ho cancellato. Questo ragazzo, mio coetaneo quindi, no? Mia stessa età, diceva: chi si suicida è un debole, chi si suicida è debole, non ha le palle di affrontare la vita. E io gli ho scritto, lui l'ha scritto questo, io ho scritto sotto, l'ho commentato, io ho scritto: caro Pippo, immaginati se la tua fidanzata, lui era fidanzato, sapete, era di quelle coppia da Facebook, l'avete presente come si dice, la coppia da Facebook, prendono il telefonino, muah, con la ragazza accanto, muah, ti love forever, così, coppia da Facebook. E io gli scrissi, gran idea, ti immagini se ora, mentre noi stiamo parlando, proprio mentre tu stai leggendo il mio commento di risposta, ti immagini se la tua fidanzata morisse? Tu che cosa faresti? E la sua risposta, non mi ricordo se ho scritto dell'altro, questo che ho detto l'ho scritto sicuramente, non mi ricordo se ho scritto altre cose tipo riusciresti a sopportare il dolore, fatto sta che ricorderò sempre la sua risposta. La sua risposta è stata: è meglio chiudere qui questa discussione. Pezzo di merda! Riesci con facilità a giudicare le persone che si suicidano? Ma appena qualcuno ti presenta davanti l'ipotesi che tu possa perdere la fidanzata, è meglio cambiare discorso. Ma vai, Mona, pezzo di merda, ma vaffanculo. Ebbene, vedrei 117 minuti, dura meno di 2 ore, dura poco meno di 2 ore. In queste poco meno di 2 ore, The Grey ci dimostra, voglio azzardare, The Grey ci dimostra che a volte la vita è quasi come sopravvivere. La vita è come sopravvivere. Da un lato c'è il freddo che ti uccide in pochi secondi e tu devi, mentre sei coperto dal freddo, quindi mentre stai cercando di sopravvivere dal clima, vieni anche seguito, cacciato, vieni cacciato. Vedete ragazzi, la cosa interessante dell'essere umano è che non ha predatori naturali. Dire l'essere umano è la specie, dire che l'essere umano non ha nemici naturali è sbagliato, perché i virus ci usano. Di fatto non esiste un singolo essere vivente che si nutra di umani. Quindi gli umani non sono predati, questa parola, questa è scienza. Gli esseri umani non sono predati da nessuno. Noi possiamo essere predatori tramite le armi, le trappole, e le armi purtroppo perché l'essere umano ha le unghie deboli, ha i denti deboli. L'essere umano, se non facesse affidamento sulla tecnologia, sulle armi, sarebbe un bisello, un bisello. Gli esseri umani non hanno predatori naturali. Questo vuol dire che noi siamo la specie dominante della Terra, purtroppo. Quindi The Grey ti butta in un ambiente totalmente ostile, senza armi, a meno che tranne quelle che ti fai tu in maniera rudimentale, e ti dice vaffanculo, vaffanculo, cerca di sopravvivere. E durante questo film, mentre i personaggi sopravvivono, anzi, attenzione ragazzi, cominciamo spoilerini, mentre i personaggi muoiono ad uno, inutile, dico, inutile stare a specificare che Liam sarà l'ultimo a sopravvivere, chiaramente, chiaramente, The Grey ci mostra l'amarezza, la durezza, la falsa speranza. Il rifiuto del dolore, il rifiuto del distacco. Soltanto alla fine del film, attenzione, mega spoilerone. Soltanto alla fine del film si capisce che la moglie di Liam Neeson, che gli appare in sogno, è morta di malattia. E belle cose. Fine spoilerone, fine spoilerone. Sembra che ognuno dei personaggi di The Grey abbia un dramma personale. E sembra che The Grey analizzi questi drammi fino all'apice
del film, che è la fine, dove, ritorno spoilerone, a forza di scappare, Liam Neeson in realtà capita nella tana dei lupi. Fine spoilerone, fine spoilerone. Perché come voi sapete, per quando si dice tana dei lupi, non si intende per forza un cunicolo o un bugigattolo, come si dice, bugigattolo. Per tana si intende la zona, l'area, scusate, l'area. Chiaramente, se la tana del lupo è questa, la roccia, il sasso, la roccia. Se la tana del lupo è il sasso, la zona d'attività del lupo sarà più vasta. Ma questo è l'apice, è il centro della zona di azione dei lupi. Se tu ti trovi qui in mezzo, sei finito. Come ci dice il personaggio di Liam Neeson, i lupi, non so se è vero o se è esasperato, i lupi hanno una distanza di azione, un raggio d'azione di 500 km. Cioè, se tu ti trovi entro i 500 km dalla tana del lupo, c'è la possibilità che lui ti stia cacciando. Belle cose. Perciò ragazzi, qui chiudiamo il film, chiudiamo il film e il video, e anche il cervello. Il film The Grey è molto bello, sicuramente a parità di emozione, Mood Indigo, non so se l'avete visto, ho fatto la recensione, se non l'avete visto nella recensione, nel film, zitti, Mood Indigo finisce male, male. The Grey finisce in maniera inaspettata. Non è un segretone, se volete ve lo dico, dico no, non ve lo dirò come finisce The Grey. Quello che voglio dirvi è che come film, descrivere The Grey come un film sopravvivenza è riduttivo. The Grey con la scusa della sopravvivenza ti mette di fronte ai drammi quotidiani degli esseri umani e questi drammi riaffiorano alla tua mente. Quando tu stai magari per morire o stai affrontando una brutta situazione, magari se noi conduciamo la nostra vita in maniera normale, non ci pensiamo spesso, ma quando la nostra vita normale viene stravolta, ecco che riaffiorano i pensieri negativi e dobbiamo tenerli a bada, perché i pensieri negativi possono distruggerci. Il pensiero può diventare sia positivo che negativo. Il pensiero positivo può spingerci, può motivarci, ma il pensiero negativo può distruggerci. Ragazzi, andatevi a vedere The Grey. Vespertini lo ha gradito, lo gradirete anche voi. Un film della sopravvivenza del corpo e della sopravvivenza della mente, dello spirito. Bacetti.